Sono 9 i maestri che si sono dati appuntamento qui in piazza Università Catania per il primo Yoga Day nella città etnea. È un momento particolare per coloro che sono molto vicini a questo mondo orientale, ma anche per coloro che per la prima volta si avvicinano. E infatti proprio lo spirito dello Yoga Day, che viene fatto in tutto il mondo, New York e tantissime altre città a livello mondiale, è aperto, cioè, a tutti i curiosi, i neofiti, anche coloro che praticano lo yoga da tanto tempo, perché è un momento di condivisione, un'esperienza da vivere insieme in una piazza, nella nostra piazza straordinaria, che è Piazza Università. E abbiamo chiamato questi 9 insegnanti, che sono 9 insegnanti della Federazione Mediterranea, e abbiamo scelto il Surya Namaskar, cioè il saluto al sole, proprio perché è un momento dinamico, è un rituale per richiamare l'energia del sole, anche se in questo momento sole non ce n'è, però porta un grande calore, quindi è proprio adatto. Ogni insegnante ha eseguito un ciclo di Surya Namaskara, che sono 12 posizioni, quindi per 9 insegnanti, per il totale di 108 Surya Namaskara, di varie tradizioni fra l'altro. Questo evento anticipa quello che ci sarà proprio dal giorno 22 in Palazzo della Cultura? Sì, dunque lo Yoga Festival è un evento che dà la possibilità, ecco, ripeto sempre, a curiosi, a grandi esperti, a cultori, a neofiti eccetera, di fare un'esperienza molto approfondita intanto di tutte le possibili branche, ma anche lignaggi e varie esperienze di yoga, perché saranno presenti insegnanti internazionali di varie origini, di varie tendenze, ma anche conferenzieri di altissimo livello, ma anche spettacoli di danza indiana, Bollywood, conosciuto ormai a livello mondiale, e poi anche spettacoli di musica. Ci sarà Kriyananda è praticamente il discepolo diretto di Yogananda, il più grande mistico esistito nella storia, nella tradizione dello yoga a tutti i livelli. Quindi è un momento veramente straordinario. E alla seconda edizione abbiamo fatto la scelta di spostarlo al Palazzo della Cultura, proprio perché è un posto suggestivo, meraviglioso, impregnato di cultura, e questa manifestazione è giusto che abbia la giusta location. Chi può fare yoga? Può fare yoga chiunque abbia voglia di rivolgere l'attenzione a sé. È un atto d'amore nei confronti di se stessi, è un atto di attenzione. Lo yoga è la risposta, anche se ha origine a 6.000 anni fa in India, è attualissimo, perché risponde veramente a tutte le esigenze esistenziali dell'essere umano, perché è un percorso di conoscenza, è una ricerca interiore che ci permette di contattare la nostra interiorità. Quindi è un lavoro che si rivolge a tutto, a un approccio a tutto l'essere, quindi sul piano fisico, sul piano mentale, sul piano spirituale, quindi è una ricerca straordinaria.